I motivi sono tantissimi. Uno fra i tanti è la qualità con cui il corso di studio di medicina veterinaria eroga didattica teorica, didattica pratica e soprattutto all'interno del nostro ospedale veterinario universitario di Bari. Stiamo chiudendo con il progetto Demetra il dipartimento di eccellenza che ha visto la luce di un nuovo corso di studio, quello di scienze delle produzioni animali sostenibili, e anche il reclutamento di diversi colleghi fra ricercatori, professori associati e tecnici, ma soprattutto una numerosità straordinaria di pubblicazioni su riviste impattate. Volevo così aggiungere, forse andava fatto nelle premesse, questo è un percorso che il corso di studi in medicina veterinaria, il dipartimento di medicina veterinaria ha fatto ed è lungo 50 anni. Lungo 50 anni perché l'allora Carino Gambacorta, sindaco praticamente di Teramo, con il consorzio interprovinciale universitario nato nel 1960, nel 1972 diede inizio, quindi esattamente 50 anni fa, al corso di studio di medicina veterinaria. Da allora, con tanti sforzi, con l'abnegazione di tutto il personale docente, tecnico amministrativo, i nostri colleghi a contratto, ma soprattutto gli studenti, perché gli studenti sono al centro della nostra attenzione e noi ci siamo perché ci sono loro. Quindi questi obiettivi sono stati raggiunti nel corso di questi 50 anni, sia come didattica, sia come ricerca e anche come terza missione, perché siamo sul territorio. Io dico sempre, il Dipartimento di Medicina Veterinaria con i suoi 3 corsi di studio c'è. Diteci quello che volete che noi facciamo. C'è un trend in crescita per quanto riguarda gli iscritti oppure si risente ancora un po' della pandemia? No, assolutamente. Per quanto riguarda i corsi di studio in medicina veterinaria, con il corso di studio in medicina veterinaria, tutela e benessere animale e scienze delle produzioni animali sostenibili, abbiamo avuto praticamente un crescendo sulla numerosità degli iscritti. Ricordiamo però che il corso di studio in medicina veterinaria è un corso di studio a numero programmato, a numero chiuso, ma anche per questo ci siamo dati da fare e quest'anno abbiamo avuto una numerosità superiore ai 62, quindi siamo arrivati a 74 studenti immatricolati.